Al Liceo Scientifico Riani di Ravenna si è svolta questa mattina un incontro con l'ingegner Giovanni Ceccarelli sul piano di recupero della nave da crociera Costa Concordia, affondata al largo dell'isola del Giglio un anno fa. L'ingegner Ceccarelli collabora infatti con l'azienda cittadina Micoperi che assieme al gruppo americano Titan ha ottenuto l'incarico di progettare il recupero della nave da crociera. Ed è importante questo incontro che abbiamo fatto con i ragazzi per far capire che questo è un progetto multidisciplinare e una facoltà, cioè una scuola come il liceo scientifico, può dare possibilità in un progetto come questo a varie figure che diciamo, non so, in gran parte diciamo, sono di natura e di estrazione scientifica, dagli ingegneri al biologo, all'architetto, che vengono fuori da materie, diciamo, di natura scientifica. Abbiamo finito la fase di stabilizzazione del relitto. La stabilizzazione cosa vuol dire? Di collegare il relitto con dei cavi che poi vengono messi appunto a terra, in fase di completamento questo. Abbiamo finito gran parte delle piattaforme che verranno installate a breve e diciamo, siamo a buon punto con una schedula appunto, che man mano viene rivista a seconda delle difficoltà che ci sono nel lavoro. Le grandi difficoltà sono state di natura concettuale all'inizio, di natura progettuale all'inizio, difficoltà sono state la corsa contro il tempo a produrre tutti i pezzi, sono state prodotte a tempo di record delle piattaforme che sono grandi 40 metri per 30, che sono due sono state costruite qui a Marina di Ravenna dal cantiere Rosetti, altre quattro dal cantiere Cimolai a San Giorgio di Nogaro. Cioè, sono strutture che normalmente tra progettazione e realizzazione ci vuole un anno, noi le abbiamo fatte in 6 mesi, ecco, diciamo. Quindi hanno lavorato sia forte sia gli ingegneri come tempistica, sia le ditte che hanno lavorato. Quindi difficoltà di tempi, di realizzativi, poi quando vai in mare basta che hai una settimana di brutto tempo, quella è una settimana che non lavori, quindi hai difficoltà dovute anche al tempo. Ecco. Noi come Titan Micoperi non abbiamo mai avuto l'idea di sezionarla. Noi abbiamo sempre pensato alla base del progetto, c'è sempre stato il rispetto dell'ambiente e per portare il rispetto dell'ambiente devi per forza portare via la nave, cioè il relitto, senza demolirlo. Questa è la base del concetto legato alla rimozione del progetto Titan Micoperi. Questo è stato un concetto molto chiaro che il presidente di Micoperi ha voluto, cioè del massimo rispetto dell'ambiente. Questo a discapito anche magari di tempi più lunghi, a discapito anche di impegni economici maggiori dovuti a maggiori difficoltà nel realizzare la cosa. E noi abbiamo questa nave appoggiata su un fianco e noi imprimeremo delle forze di rotazione mediante, diciamo, dei cavi, noi colleghiamo la nave e la facciamo appunto ruotare, questa rotazione, le forze di rotazione saranno applicate, ottenute mediante dei martinetti idraulici e al tempo stesso abbiamo dei cavi che trattengono la nave affinché non, nel momento della rotazione non scenda verso, diciamo, la parte più profonda. Abbiamo appunto una fase intermedia, una volta raddrizzata, che la nave si appoggerà su queste piattaforme, la rotazione si chiama parbuckling, le piattaforme appunto hanno questo duplice compito di collegare i cavi per la rotazione e hanno anche la funzione di sostenere in una fase intermedia la nave dopo la rotazione, dove alla fine completeremo anche con un montaggio di casse di galleggiamento sulla parte destra della nave. Una volta completato il collegamento delle casse di galleggiamento sulla parte destra, avverrà il rigalleggiamento della nave. Entro l'estate, insomma. Sara Pietracci per Ravenna Web TV.